Ecco, dopo una laboriosa lavorazione, le olive schiacciate sono pronte per essere invasate. Sono state aromatizzate con finocchietto selvatico, aglio, peperoncino, un po' di pepe in grano e anche ho sbriciolato delle foglie di alloro. Si mescola anche dell'aceto e un po' di olio extravergine d'oliva. Adesso saranno invasate in alcuni vasetti da 500 ml. E coperti con olio di girasole. Si preferisce l'olio di girasole perché rimangono, diciamo così, i vasi più chiari e non si crea quel sedimento quanto verranno consumati in più occasioni. Ecco. L'olio di girasole si addice molto per questa conserva, tanto comunque le olive sono sempre olio, va benissimo lo stesso. Fermo restando che io ho messo almeno in questa quantità, diciamo almeno mezzo litro d'olio extravergine d'oliva di grande qualità per dargli quel sapore, quella forza in più. Ecco come si presentano i vasetti dopo che sono stati invasati con le olive schiacciate, vedete? Sono olive, qualcuna anche più matura, ma va bene lo stesso, perché sono state fatte addolcire almeno 10 giorni, cambiando l'acqua, diciamo così, almeno una volta al giorno, perché io metto una damigiana molto grande. Quindi ritengo una damigiana molto grande, il doppio, il triplo del peso. E quindi anche ogni 2 giorni, diciamo che faccio i primi 2 giorni, 2 volte al giorno, e poi gli altri 7 posso fare ogni 2 giorni. E mi trovo una bellezza. Adesso saranno pastorizzate queste olive per 10 minuti, 10, 12, 13 minuti. E poi, una volta raffreddate in dispensa, e dureranno almeno, secondo me, almeno un anno e mezzo, ecco, andando proprio bassi. Sapori calabresi di grande qualità.